Sono Dina del gruppo Giovane. E non ho capito questa cosa, il pensare che qualsiasi cosa io faccia è fatta dal Borè non è che mi deresponsabilizza, cioè quando io vedo negli altri capisco che è il Borè che mi vuole spiegare qualcosa, ma io non ho scelta, cioè posso scegliere di fare qualcosa oppure tanto qualsiasi cosa io faccia è il Borè e quindi non ho responsabilità di quello che scelgo. Emet, a dire il vero, dal momento della tua nascita e fino ad ora non hai fatto niente da sola, ma tutto era secondo la forza superiore che ti faceva attivare. E dimmi, spiegami per favore, come ti raffigureresti un'azione autonoma? Spiegamelo, come? Ora io decido che io faccio una cosa da sola. Se io uccido una persona, è colpa del Borè? O io decido? Non capisco, non... è mia responsabilità. Questo è secondo la legge dello Stato. Ma secondo una la legge spirituale è scritto rispetto a tutti, tutti si assomigliano alle bestie, cioè nessuno ha il libero arbitrio, nessuno è autonomo, ma tutti sono come dei piccoli scarafaggi che scorrono a vari punti, fanno certe cose, dato che la forza superiore li obbliga a fare questo. Tutto qua. Così tutti i 8 miliardi di persone, incluso a te. E allora? Ti si dà ora l'opportunità di uscire fuori da questo viaggio, da questo trip. E allora sarai libera. Però per il momento no. Posso chiedere ancora? Davanti, vabbè, davanti al male, allo stupro nei confronti di una donna, di un bambino, io non riesco a non giudicare male la persona che l'ho commesso, non riesco a vederci il Borè dietro e io qua mi blocco. Anima venuta. Ti capisco, sì. E poi? E cosa fare? C'è il tribunale e certo hai tutte queste emozioni tumultuose e tu uccideresti questo crimine, io ti capisco, ma se noi parliamo della natura che così dirige tutti questi piccoli desideri egoistici, allora dobbiamo dire che tutti questi punti dentro tutti si dipendono dalla forza che li dirige e nessuno ha il libero arbitrio. E se tu ci parlassi con anche con gli psicologi o qualcuno, ti diranno la stessa cosa. Da dove arriva l'uomo il desiderio di uccidere, di fare qualcosa, di rubare, di fare male al prossimo? Dalla sua natura. E chi tiene la sua natura? La natura superiore, il Borè, è che l'uomo da solo aveva deciso, magari lui da solo si è creato. È come se tu prendessi una metà di questa forma e inizi a discutere questo come ti va. Nel nostro mondo non c'è nessuna persona che sia libera, ma tutti sono controllati dalla forza superiore. Tutto qua. Guarda tutti e lo vedrai. Non c'è alcuna differenza tra la bestia e l'uomo. Devi pensarci, devi leggere, ma non dobbiamo parlarci tanto.